Questa ragazza è bella e brava, figlia d'arte, Caterina Bosetti, come stai innanzitutto? Cioè, l'anno scorso purtroppo è saltata l'estate per un brutto infortunio, prima ce l'aveva avuto la sorella, pensavo cazzo un po' di iettature, come stai? Sto bene per fortuna, bene, perché davvero è stato un momento bruttissimo, difficile, difficilissimo, penso che tutti gli sportivi che hanno avuto un infortunio magari possono capire anche non riuscire a camminare e magari non riuscire a non tornare più in campo. È stato un po' diverso il mio infortunio da quello di mia sorella, è molto più lungo da recuperare, quindi però dai, sto bene, ce la faccio, sto giocando e sono qua. Bene, molto bene, sta giocando bene, sei contenta di quest'anno di Casalmaggiore finora? Sì, sono contenta di come sto giocando e penso che quando subisci appunto un infortunio del genere capisci che il tuo fisico arriva, deve recuperare ancora, il mio fisico deve recuperare ancora e quindi la testa e tante cose devono migliorare nel tuo gioco e quest'anno lo sta facendo. Bene, sono molto contento, questa sera siamo al Panathlon a Cremona, c'è anche il CT Mazzanti. Insomma, lo diciamo, ha detto bentornata Caterina in azzurro, perciò fai un bel sorriso perché se è valsa la pena venire qua questa sera, te lo aspettavi? Sì, me la... Ah, lo sì, sapevi, vabbè, bene, sapevi, dai, bene, però bello, dai, bello, bello, dai. No? Sì, però bello. Che ho passato, la ruota sta girando. Sì, sono contenta, infatti gli ho detto anche prima a lui in palestra che è venuto a vedere l'allenamento che ero felicissima di tornare in nazionale. Bene, noi siamo molto felici che tu torni a vestire l'azzurro. L'ultima cosa, quest'anno il fulcro dell'estate sarà il torneo di qualificazione olimpico, giocate a Catania. C'è l'Olanda, c'è il Belgio, però c'è anche il Kenya. Un posto solo, Caterina, c'è anche l'Italia. Brava! Questo diranno loro, quindi alla fine squadre forti, soprattutto l'Olanda, ma noi siamo lì, penso che hanno dimostrato, ma abbiamo, io mi sento parte del gruppo al mondiale che devono avere paura di noi. Bene, sono molto contento, bentornata e sono contento che l'Italia abbia ritrovato questa campionessa. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Ciao ciao.